Ciao ragazzi e benvenuti su Gastio Zams. Oggi un video che mi avete chiesto tantissime volte, sono mesi che mi chiedete di fare questa cosa. Quindi ho ordinato da strumentimusicali.net quello che serve per riuscire a fare questo video. Quindi pronti, io in pratica, tanto l'avete visto dal titolo, non ve lo devo neanche spiegare. Oggi andiamo a parlare di gran cassa e andiamo a parlare di accordatura per la cassa. Quindi qui dentro ci sono due pelli di due marchi enormi di pelli, ma due pelli completamente diverse che adesso poi mando la sigla e ve le faccio vedere, così almeno andiamo a cambiare le pelli anche alla nostra cassa, andiamo ad accordare la nostra cassa e così almeno finiamo tutto il filotto di lezioni che servivano per questa prima batteria, perché comunque qualche video fa vi ho parlato di accordatura, vi ho parlato di pelli, ma solo per quanto riguarda il rullante tom. Quindi oggi andiamo a finire tutto con la nostra cassa. Non devo dire nient'altro, direi che mando la sigla, apro questo pacco e partiamo subito, che sono molto curioso, devo dire che sono veramente molto 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 curioso. Il taglierino l'ho perso, quindi oggi userò questo paio di forbici nuovissime che sono apposta per tagliare i pacchi. Non è vero, vabbè. Olè. Allora, qui dentro ci sono due pelli, perché non voglio provarne solo una, voglio provarne due su sta batteria perché è importante. Questo per prima cosa, vabbè, pelle numero uno. Allora, una pelle che a me piace veramente tantissimo. Io uso questa, in realtà sto usando questa sulla mia batteria, l'altra, quella che vedete di solito, ed è praticamente ammazza se è chiusa bene. Ed è questa Power Stroke 3 da 20 pollici. Questa qua è la prima pelle che andrò a provare oggi, questa Remo Power Stroke 3. Ma oltre questo vado a provare una pelle completamente diversa, sia come marca, come potete vedere, sia come modello ovviamente, perché vado a provare una pelle fighissima che è la EMAD della Evans. Quindi in pratica adesso vado a fare questa cosa, mo vi spiego come funzionerà tutto questo video, così partiamo. In pratica per prima cosa prenderò questa pelle qui, cioè la Power Stroke 3 della Remo, la P3 Clear. Ovviamente esiste anche sabbiata, io molto spesso la uso sabbiata, ma oggi ho voluto provare la Clear. Vi spiego un po' di cose su questa pelle e poi andiamo ad accordare la batteria con questa pelle qua. Facciamo un po' di prove e poi andiamo a mettere l'altra pelle, che ovviamente si accorda poi nello stesso modo, non ve lo devo neanche più far vedere, per capire quali sono le differenze tra le due pelli e per capire quale pelle preferisco per la mia tamburo T5, che ovviamente ho qui da un po' di tempo, gli sto facendo un po' di modifiche e la sto usando per provare un po' di cose. Infatti oggi voglio provare queste pelli e voglio capire una batteria economica, soprattutto una cassa economica, come si comporta nel momento in cui vado a mettergli delle pelli super fighe. Quindi tolgo la cassa, la porto qui e così incominciamo ad accordare con questa pelle qua. In pratica l'idea è molto molto simile a quella dell'accordatura normale dei tom, almeno io vedo tutte le accordature in generale di tutta la batteria, di ogni pezzo della batteria, in maniera molto simile. Poi ovviamente ogni pezzo ha qualche sfumatura diversa, ha qualcosina di diverso da fare o qualcosa da starci un po' più attenti. Per quanto riguarda la cassa, come al solito partiamo dalla pelle risonante. Come potete vedere qui gli ho già fatto il foro, ho già postato un video su come fare il foro, quindi ve lo metto da qualche parte qui da qualche parte. E comunque il foro è veramente molto importante se volete un suono di cassa più secco, cioè se voi non volete troppo boom boom con la cassa, fate il foro, perché il foro permette all'aria che c'è dentro la cassa di uscire più in fretta. Quindi se l'aria rimane all'interno della cassa, comincia a girare lì dentro e fa il suono con molta più nota, con molta più coda. Invece se l'aria riesce a uscire subito, fa un suono molto più secco. Nel rock, nel pop, eccetera, va benissimo. Prima cosa, partiamo dalla pelle risonante. Come facevamo anche l'altra volta, andiamo a tirare le viti opposte. Dopo aver tirato le due viti opposte, saltiamo uno e andiamo a tirare le altre. Poi, essendo da 8, ovviamente se noi andiamo ancora a saltare uno e tirare quelli opposti, andiamo di nuovo a tirare gli stessi. Quindi anziché tirare questi qua, tiriamo quelli dopo e poi tiriamo gli ultimi due. Ovviamente è importante tirarli opposti e saltare uno, ma cioè tranquilli, nel senso non è che se non saltate uno e diventa tutto un casino, ma andate tranquilli. Quindi dopo aver fatto questo, diamo mezzo giro di chiavetta, sempre opposti, saltando uno, opposto e l'ultimo, perfetto.
La cassa incomincia ad avere già un suono, cioè la pelle risonante. Quindi per adesso lasciamola così. Sarà probabilmente da tirare questa pelle risonante, anche in base al suono che vorremo, ma un po' sarà da tirare. Lasciamola così e poi vediamo dopo. Passiamo alla battente. Giriamo la cassa al contrario e questa sarà la pelle da cambiare. Quindi tolgo la pelle vecchia, che non era neanche tanto vecchia in realtà, ma comunque la pelle ancora della tamburo, questa qua, che non suonava così male, ma vedrete che con queste pelli sarà tutta un'altra roba. Togliamo la pelle, la appoggiamo qui e andiamo a prendere la pelle nuova. Allora, mettiamola dritta per prima cosa, perché poi mi dà fastidio. Cioè, potete metterla anche storta, ma io se la metto storta poi mi dà fastidio. Ok, andiamo a mettergli il cerchio sopra. E adesso facciamo la stessa identica procedura, ma poi c'è una cosa da fare a metà, attenzione. Tiriamo sempre quindi gli opposti con le mani, saltiamo uno e tiriamo gli altri opposti. Adesso, arrivati a questo punto, ho tirato tutto con le mani. Prima di fare qualsiasi altra cosa, vado a strecciare la pelle, cioè vado a togliere tutta... Sentite che se faccio così si sente boh. Quindi vado a togliere tutta la colla che c'è in eccesso, ma utilizzando un trucco di Simon Phillips. Quando l'ho visto ho detto questo è pazzo, poi ho provato e funziona, speriamo funzioni anche oggi. Quindi Simon Phillips dice: per togliere tutta la colla in eccesso della cassa e per strucciare bene la pelle devi salirci sopra e saltarci anche. Quindi è quello che andrò a fare oggi. Pensavate che cadessi? E invece non sono caduto, ma in realtà sapevo già che non sarei caduto. Perché? Perché se andiamo a comprare delle pelli di marche buone, eccetera, non abbiamo nessun tipo di problema. Quindi questa cosa si può fare in tutta sicurezza, potete farlo tranquillamente, non preoccupatevi. Comunque, per non stare troppo a rompervi le scatole e star là a montare, fare cose, in pratica ho già montato la mia cassa, ho già montato tutta la batteria, microfonata, eccetera, eccetera. E che cosa ho fatto? Praticamente ho deciso poi di andare a tirare, oltre che con le mani che avevo già fatto, andare a tirare con la chiavetta dando un giro a ogni vite, rimanendo sempre, facendo tutte sempre le cose di tirare opposte, saltare uno, tirare eccetera eccetera. Per ogni vite della pelle battente ho fatto un giro completo, quindi dato che nella risonante avevo fatto solo metà giro, ho dato metà giro in più anche su tutte le viti della pelle risonante. Perché? Perché come vi dicevo anche nell'altro video sulla cordatura, è sempre meglio cercare di rimanere o uguali tra come tiraggio di viti tra battente e risonante, o comunque ancora meglio sarebbe tirare un filino di più la risonante rispetto alla battente. Quindi comunque ho dato un giro solo completo, la pelle è rimasta abbastanza morbida ma suonabilissima. Quindi andiamo a vedere come suona e poi capiamo se ci sono delle cose da aggiustare, da fare oppure no. Quindi devo dire che nonostante abbia tirato solamente poco questa pelle, queste due pelli in realtà, sia la risonante sia la battente, la cassa si comporta veramente veramente molto bene. Quindi devo dire che questa batteria, questa cassa di questa batteria, nonostante sia economica, funziona molto bene. Se gli mettiamo una pelle buona funziona alla grande. Ovviamente vi ricordo che tutti i link sia di questa pelle sia dell'altra pelle sia della batteria, di tutto, li trovate qui sotto in descrizione, come trovate anche una playlist apposta per il batterista autodidatta, per il batterista che ha cominciato da poco, dove ci sono un po' di video che gli serviranno di sicuro. Detto questo, comunque non vi ho parlato in realtà della P3, cioè della Power Stroke 3, che è questa pelle che sto utilizzando. Questa qua è una pelle veramente molto molto versatile, è una figata perché riesce veramente a valorizzare il tamburo, quindi questa è un'ottima pelle. E io sull'altra batteria ad esempio sto usando questa pelle qua sabbiata, perché esiste sia clear sia sabbiata, trovate tutto qui sotto. Comunque per il resto molti pensano che la P3 sia una pelle doppio strato, in realtà non è per niente così, ma è una pelle monostrato da 10 mils, quindi praticamente lo stesso spessore di un ambassador, diciamo, però ha un rinforzo interno questa pelle da 10 mils, quindi 10 mils di pelle più intorno il rinforzo di 10 mils. Questo rinforzo gli permette di essere molto 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 controllata come pelle, e devo dire che ci sono rimasto di stucco. Non pensavo di montarla a caso, tra virgolette, passatemi il termine, ma tirando così, provarla e riuscire subito a suonarla così e avere un suono del genere. Quindi è veramente molto semplice da accordare, anche perché devo dire che il suono
adesso vado, senza stare a vedere come faccio a montarla, tanto è sempre la stessa cosa, vado a montare la Evans EMAD e vediamo come si comporta. Ok, pelle montata, sono andato a tenere la stessa tensione per vedere proprio come si comportano, appunto, alla stessa tensione le due pelli, quindi vediamo come suona. Ok, allora, sicuramente per quanto riguarda la sensazione che ho avuto suonando, questa mi risulta molto più dura da suonare. Non so come mai, perché alla fine lo spessore della pelle è lo stesso. Anche questa è uno strato solo da 10 mils, però l'altra pelle la sensazione mi è sembrata rimbalzare di più. Questa un pochettino in meno, è un po' più ferma. Probabilmente è il fatto che l'altra ha una sordinatura interna fatta da un altro pezzo di pelle, diciamo sempre dei 10 mils. Questa invece ha una sordinatura esterna che è fatta, ve lo faccio vedere direttamente di qua, da questa gomma piuma. Tipo, noi abbiamo la possibilità, abbiamo due possibilità: gli andiamo a mettere questo pezzo di gomma piuma qua da 4 cm, oppure io all'interno adesso avevo questo che è molto più fine ed è da 2 cm, quindi come potete vedere tutto all'esterno di questa pelle abbiamo la possibilità di inserire o questo da 2 cm o questo da 4, e quindi suonare con una cassa sordinata oppure anche suonare senza sordina. E ovviamente suonare senza sordina non significa suonare con la pelle normale basta, perché alla fine comunque pensate che questo pezzo di plastica che c'è attaccato qui è sempre attaccato alla pelle, quindi in qualche modo sordina ugualmente. Comunque la figata è che avete 3 possibilità: senza sordinatura praticamente, con sordinatura più morbida, con sordinatura più dura, quindi avete 3 possibilità di suono di cassa. Credo di avervi detto più o meno tutto. Il video può finire qui. Spero di essere stato abbastanza esaustivo oggi a parlarvi di queste due pelle, a parlarvi della cordatura della cassa e di tutto quello che c'è da dire. Voglio ringraziare ancora per prima cosa strumentimusicali.net per avermi dato la possibilità anche in questo caso di provare altre due pelli, in questo caso per la cassa, e quindi di potervi parlare di tutto questo mondo che per alcuni è ancora un po' sconosciuto, tutta la questione pelle, la questione cordatura, eccetera eccetera eccetera. Quindi grazie mille strumentimusicali.net. devo dire che queste due pelli sono in realtà le pelli che io ho usato di più nella mia vita, cioè la Powerstroke 3 e la EMAD sono le mie due pelli preferite, diciamo. Se penso a Remo e Evans penso a queste due pelli. Sono completamente diverse una dall'altra, come avete potuto sentire la Remo dà molto più attacco e secondo me in qualche modo riesce a far suonare di più tra virgolette il tamburo. Cambia moltissimo se noi andiamo a suonare una batteria da 200 euro, o se noi andiamo a suonare una da 3000, però comunque in qualsiasi caso anche con una batteria da 400 euro come questa qua riusciamo a tirare fuori un suono molto semplicemente, per prima cosa perché è super semplice da accordare, e soprattutto riusciamo ad avere un suono bello secco con molto attacco ma anche con delle buone basse. Per quanto riguarda Evans invece secondo me è un po' il contrario, nel senso suona molto la pelle e un pochettino meno il tamburo. Non vuol dire che non vada bene, ma secondo me appiattisce un po' il tutto, nel senso suona sempre bene alla fine sia su una batteria economica sia su una batteria di alto livello. Quindi il consiglio che vi darei così è: se avete batterie di alto livello state su Remo, se invece andate un pochettino più in basso state su Evans. Poi ovviamente neanche lo devo dire, se voi avete una batteria da 3000 euro e gli buttate dentro una EMAD è una bomba, questo bisogna dirlo. Però comunque questo è il mio parere. In più la EMAD, la figata che ha secondo me in confronto alla Powerstroke, e poi non è tanto una figata, nel senso poi dipende da che suono volete, però riesce a tirar fuori molte più basse, magari un filo meno attacco rispetto alla P3, ma ha delle basse veramente belle 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 piene. Quindi sicuramente due ottime pelli, ve le lascio qui sotto in descrizione, esistono sia clear sia sabbiate, vi lascio tutto tranquilli come vi ho detto, anche la playlist, anche tutte quelle cose che vi possono interessare. Vi ricordo anche che qui sotto in descrizione, oggi c'è un botto di roba in descrizione, e oltretutto c'è anche l'articolo sul sito Gastube, andate qui, è gratuito ovviamente, lo potete leggere tranquillamente, ma ci sono scritte delle specifiche in più come al solito, che se dicessi qui nel video rompere le scatole, invece lì è spiegato tutto bene. Direi che vi ho tenuto già abbastanza davanti allo schermo, quindi vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.